Ben ritrovati con 110 Lab, speciale bonus edilizia 110%. Tantissimi gli argomenti anche in questa puntata, passando soprattutto per le vostre domande, ma soprattutto sciogliendo molti dubbi. E allora subito presento i miei ospiti, do il benvenuto all'avvocato Elena Pisani. Bentrovato. Grazie mille, buonasera a tutti. Salutiamo anche Massimo Cairoli, bentrovato, costruttore. Buonasera a tutti, ciao Roberto. Io però voglio partire proprio dall'avvocato Pisani perché, insomma, magari da casa qualcuno si chiede perché coinvolgere un avvocato quando si parla di bonus relativi alla casa. E allora chiedo subito a lei che, in qualche maniera, nell'arco del suo lavoro, si sarà sicuramente trovata ad occuparsi di questo bonus, qualunque esso sia, 110, 90, eccetera. E allora le chiedo, quali sono le principali richieste che vengono fatte in questo campo ad un avvocato? Le principali richieste che mi sono state fatte sono da parte degli amministratori di condominio, sinceramente. E persone fisiche non si sono mai poste il problema, ma abitiamo a Torino e quindi siamo in un contesto di condomini. Gli amministratori si sono rivolti a me per due motivi, direi. Uno, per verificare i contratti con le imprese, se ci fosse magari qualcosa, qualche clausola da eliminare o da aggiungere. E poi un caso fresco che mi è capitato la scorsa settimana è di un condominio che vuole sollevare l'impresa a cui ha affidato l'appalto per i lavori perché non gli sta piacendo come sta lavorando l'impresa, gli vuole contestare dei vizi, però c'è il problema della cessione del credito, in quanto l'impresa ha già beneficiato della corresponsione della cessione del credito. Quindi il problema è: teniamo questa impresa, arriviamo a fine del mandato e poi contestiamo i vizi dei lavori, oppure risolviamo il contratto con questa impresa che però c'è già i soldi in mano e nominiamo una seconda impresa a cui però non possiamo far ottenere la cessione del credito perché in realtà l'abbiamo già ceduto all'impresa precedente. Quindi è un po' un gatto che si morde la coda. Quindi attenzione, è un campanello. In questo caso un campanello, e per fortuna che l'amministratore ha preso il telefono e ha chiamato l'avvocato. Ecco, tra l'altro noi qua ospitiamo appunto l'avvocato, il costruttore e gli amministratori di condominio e tutti insomma anche i professionisti, no? L'architetto, abbiamo avuto veramente e continueremo ad avere i professionisti, ma ci rivolgiamo chiaramente all'utenza, no? A chi fa parte di un condominio, ha una villetta, eccetera, e insomma il bonus fa gola, però spesso non si è dentro il mestiere. Allora lei che consiglio sentirebbe di dare proprio a un condomino, al proprietario di una villetta che ci sta seguendo? Cioè, quando ci si muove in questo campo, come bene agire, soprattutto per poi non aver sorprese? È bene agire ascoltando quello che dicono i professionisti del settore, l'architetto, il geometra, l'avvocato in un secondo momento, secondo me, perché comunque anche l'avvocato poco ne sa a livello di architettura, sinceramente. L'avvocato può seguire a livello contrattuale, questo sì. O il commercialista per la verifica dei costi, se sono congrui o meno. Però i primi con cui parlare sicuramente sono l'architetto e il geometra, magari i professionisti che seguono il condominio da una vita, interfacciarsi con loro. Anche perché magari l'amministratore non ha il tempo di rispondere a tutte le domande che fanno i singoli condomini, quindi potrebbe dire: senti direttamente il nostro professionista che ti spiega al meglio, ti fa vedere la documentazione. Certo, ok, chiarissimo. Cairoli invece, visto che questa è una puntata nella quale cercheremo di fare chiarezza su tanti dubbi, no? Che sono emersi, ce n'è uno in particolare, vogliamo fare chiarezza su alcuni temi, no? Su alcune scadenze, su scadenze che talvolta anche a certi professionisti magari non sembrano così chiare, no? E mi riferisco per esempio alle scadenze, quelle relative ai lavori per il bonus 90. 90 non finiti entro il 31-12. E ecco, proviamo a entrare nel dettaglio e capiamo e proviamo a spiegare, perché so anche perché nella tua esperienza ti è capitato insomma qualcosa del genere. Ma sì, chiaramente, soprattutto negli ultimi due mesi dell'anno, così ci sono stati diversi cambiamenti. Dall'inizio il percorso dei bonus è sempre stato molto
interpretabile perché le norme non erano chiare, soprattutto spesso con dei decreti, l'ultimo di giugno, anche il decreto semplificazione, ha modificato, ecco, per cui è chiaro che chi non è sempre attento magari può avere delle informazioni non veritiere, ecco. Poi appunto con la pressione che c'è stata a fine anno e anche con il decreto antifrode dell'11 di novembre, tutto questo ha sicuramente contribuito a creare ancora più confusione. Ora, sulla domanda che hai fatto, appunto, è un po' quello che è capitato anche a me, perché c'è un po' di confusione sulla effettiva data di termine dei lavori inteso come cantiere. Intanto allora distinguiamo che c'è, o meglio, c'è un percorso che è un percorso che riguarda tutta la parte fiscale che deve fare un commercialista, un fiscalista che ha delle scadenze. Ora, per non stare a riportare tutte le date, la scadenza relativa all'anno 2021, quindi per tutte le spese, tutti i bonus maturati nel 2021, a favore però, parliamo dei crediti, a favore delle imprese, è quella del 16 marzo, che nulla a che vedere però con la scadenza così, dei lavori, quindi parliamo di cantiere. Ecco, questo è ancora un po', su questo punto c'è ancora un po' di confusione, perché sì i condomini, sì i privati, ma anche qualche professionista non ha ancora ben capito che invece non è la scadenza, cioè la scadenza fiscale non coincide con la scadenza del cantiere. Ecco, quindi tranquillizziamo un pochettino gli utenti, i committenti, i condomini, che non è vero che entro il 30 marzo devono terminare i lavori iniziati magari nell'anno 2021, e quindi c'è un po' di paura perché dicono ma i lavori vanno a rilento sì, per, anche qui poi magari c'entreremo per tutta un'altra serie di problematiche, certo. Ma nulla a che vedere e non c'è questa scadenza di marzo, ecco, quindi è una scadenza fiscale ma che riguarda le imprese. L'importante è che i committenti, i condomini, gli amministratori abbiano fatto i bonifici seguendo un iter e i fiscalisti facciano il loro lavoro e trasmettano all'Agenzia delle Entrate entro la data del 16 di marzo 2022, salvo proroghe, perché poi ci sono sempre, certo, proroghe. Anche l'anno scorso per i crediti maturati nel 2020 c'era la scadenza di marzo 2021. Probabilmente anche quest'anno ci potrà essere una proroga. Certo, avvocato, questo dedalo di norme e di regolette che cambiano non aiuta. No? Non aiuta, ma in questo periodo veramente stare dietro a tutto è veramente pesante. Decreti su decreti che si succedono l'uno all'altro, che contraddicono l'uno con l'altro. Mi rischio di sbagliare veramente dietro l'angolo per noi professionisti. È un rischio di sbagliare che hanno anche, come possiamo dire, anche gli utenti in qualche maniera, no? Soprattutto se magari tanto per raggiungere il bonus si fanno le cose o magari affidandosi troppo a magari qualcuno che insomma fa le cose un po' con leggerezza, oppure proprio noi stessi, no? Che da utenti facciamo le cose alla svelta, perché poi lo vogliamo ricordare anche che le sanzioni non perdonano. Quando arriveranno e se arriveranno? Quello che a me è sempre preoccupato del 110% è proprio la sanzione, che è pari al 200% del valore dell'opera. Quindi non è che arriva domani la sanzione se uno sbaglia, arriverà magari fra 5 anni da parte dell'Agenzia delle Entrate, e stiamo parlando di valori elevatissimi. Quindi ho sempre detto ai miei clienti, fate attenzione, magari prediligete il 90%, che è vero che meno, però la sanzione non è quella in caso, certo, di errore. In quel caso quant'è? In quel caso il 10%. Il 10%, beh, un bel caso, spero 200. Al 200, anche perché un 200% di multa da pagare, di sanzione, significa il doppio di quanto si è ricevuto. Dell'investimento dell'opera, di fatto. Davvero si rischia, in caso di prima casa, un'ipoteca. Un'ipoteca perché è impignorabile la prima casa. In caso di seconda casa? In caso di seconda casa lo Stato potrebbe pignorarla, assolutamente sì.
Cairoli, tu che insomma, vedi tanti clienti in questo caso, in questo senso, sono tutti hanno ben presente i rischi, i benefici sicuro, e i rischi? No. Allora, sì, cioè si sa cosa si può andare incontro, però non si ha effettivamente così il termometro reale di quello che potrebbe veramente accadere, e purtroppo accadrà, perché i controlli ci saranno, ma sono anche già magari partiti. Il problema appunto è capire poi che tipo, no, di anche errore viene fatto, o quale contestazione viene mossa dall'Agenzia delle Entrate, perché chiaramente cioè, mi ricollego un po' anche al decreto antifrode, cioè anche solo la mancata completezza della documentazione è una frode. Cioè, noi abbiamo assistito a dei servizi dove in televisione, su canali nazionali, dove magari emergevano gli importi elevati dei lavori. È chiaro che con l'asseverazione dei computi da parte di un professionista, già quella cosa lì viene in qualche modo, no, a galla, se i prezzi sono stati effettivamente gonfiati. Ma anche il non corretto iter procedurale, quindi la documentazione mancante, o piuttosto anche, fatemi dire, non vogliamo spaventare, ma anche solo un codice fiscale sbagliato dell'utente, comunque entra, no, in un meccanismo di verifica, perché magari mi ritrovo io un credito, o comunque una, che non ne so nulla, ma perché il mio codice fiscale erroneamente è stato trasmesso. Ecco, quindi distinguiamo, proprio per non spaventare, che ci possono essere vari controlli e chiaramente di varia natura. Ecco, la cosa grave è quando effettivamente poi emerge il dolo, no? Dove a quel punto si va a finire su un ambito totalmente anche penale. Ecco, è proprio sul tema delle responsabilità dei professionisti, noi apriamo un capitolo, ma lo facciamo tra poco, dopo un piccolo break pubblicitario. Ci vediamo tra poco. E anche durante la pubblicità dovete sapere che qua i confronti proseguono. Allora cerchiamo di coinvolgere anche voi che ci seguite da casa, e a 110 Lab, speciale bonus edilizia 110%, parliamo anche delle responsabilità, era un po' il tema che abbiamo aperto prima di fermarci, le responsabilità che vivono, che hanno i professionisti. Allora, Avvocato Pisani, questo è un tema centrale, perché poi i professionisti caldo. È molto caldo, vero, questo tema? In che maniera possiamo snocciolarlo? Allora, io faccio un passo indietro e torno alla tua domanda di prima. Uno dei consigli che avevo dato ai miei clienti, che comunque volevano fare il 110-90%, era: fatevi dare l'assicurazione da parte dei professionisti che nominerete. Perché? Perché immaginavo già il dedalo di problematiche che ci sarebbero state e che ci saranno in futuro, sia per magari superficialità, negligenza, spero non per dolo sinceramente, da parte dei professionisti, però il minimo errore può comportare per il committente le sanzioni di cui parlavamo prima, quindi è giusto che il professionista abbia una polizza con una assicurazione di primaria importanza nazionale e con una determinata copertura. Poi, come dicevamo prima nell'intervallo con Massimo, adesso il decreto antifrodi ha previsto che il fiscalista controlli il valore della polizza e il valore delle opere che sta seguendo il professionista, affinché non superi il tetto. Certo. Quindi ci sia affidabilità nel caso in cui debba essere aperto il sinistro con l'assicurazione. Poi contate inoltre che c'è un team alle spalle per i bonus, quindi fiscalista, progettista, architetto, geometra, amministratore anche di condominio, mettiamocelo dentro, no? E in base a chi ha fatto l'errore, se trattasi di errore fatto per negligenza, rispondere al singolo. Se invece ci sono delle mancanze del team, risponderanno tutti in solido. Cosa vuol dire in solido? Ognuno risponde per l'intero,
e poi si potrà rivalere sugli altri membri del team. Beh, un bel incastro anche a livello giuridico. Un bel incastro a livello giuridico, una bella responsabilità per tutti, e tutti devono lavorare fidandosi anche dell'altro, certo, sinceramente, perché poi magari su quattro soggetti, due, non lo so, possono aver fatto un errore per negligenza o per dolo, ma se è per dolo comunque risponderanno solo loro due, gli altri non c'entrano niente, logicamente. Ma col dolo possiamo anche rientrare nel penale, no? Perché potrebbe trattarsi di una frode allo Stato. E qua entriamo in un campo veramente minato. Sì, perché si è richiesto il bonus quando magari non lo si poteva chiedere, non c'erano gli estremi per chiederlo. E quello, a mio modo di vedere, è truffa aggravata nei confronti dello Stato. E il professionista risponde, assolutamente. E se sono tre professionisti o più che hanno partecipato a questa frode allo Stato, comunque si potrebbe anche intravedere l'associazione a delinquere, certo, per truffa aggravata nei confronti dello Stato. Quindi non è così leggera la cosa. Senza, cioè, il proprietario chiaramente è all'oscuro di tutto. All'oscuro di tutto, certo, perché poi non ha controllo. Si appoggia a un professionista, si fida del professionista e quindi... Però è il primo a essere chiamato in causa. E a dover dimostrare... Ah, fidandosi, certo, sapendo poco, un po' come il marito che è l'ultimo a sapere. Va bene, però l'Agenzia delle Entrate chiaramente va a bussare al contribuente. Ecco, perché quindi... è comunque stato il primo a beneficiare del bonus, certo, alla fine. Da qui l'importanza della scelta dei, certo, sì, dei professionisti. Ma, poi è vero, ci sono le polizze, devono essere fatte in un determinato modo, soprattutto appunto, come diceva anche Elena, che siano fatte da compagnie primarie, perché poi 8 anni, perché i controlli, cioè io mi metto anche, cioè, guardiamo un quadro di quello che capiterà, magari oggi ci sono dei professionisti che hanno 65-70 anni che magari fra 7-8 anni andranno anche in pensione e quindi smettono, certo, di fare l'attività, parliamo sempre di buona fede. E questi come ne rispondono? La quindi logica, ecco, dovrebbe che la polizza essere per il professionista che quando va in pensione comunque chiede che l'ultimo anno di polizza in realtà valga per i prossimi, sì, 5, esatto, anni, c'è una copertura per i 5 anni indietro. Deve essere retroattiva e, esatto, anche post, proprio per a tutela peggio della clientela. Però è se poi, come spesso succede, invece tante imprese che magari sono nate proprio in questi ultimi anni, che poi invece chiudono, e lì invece è un capitolo un po' più diverso, ecco, quindi un po' più delicato. Non puoi fare niente a quel punto, ecco. Devi arrenderti. Secondo me sì, perché io come avvocato direi al cliente sta buttando via soldi se l'azienda non esiste. Però anche più lì l'azienda... E capiterà. Penso proprio di sì. Però l'azienda, secondo me, è anche quella che... ha meno responsabilità, nel senso che l'azienda alla fine fa quello che è il professionista, perché il computo metrico, cioè non si può andare dall'impresa a contestare poi il valore, perché è il professionista che ha fatto un computo metrico e col decreto antifrode del novembre di un paio di mesi fa invece assevera la congruità dei prezzi. Quindi se si riscontrano che i prezzi non erano congrui o sono stati gonfiati, è colpa del professionista. Come parte inversa, l'impresa può anche dire no, non faccio il lavoro perché il computo non è troppo basso, ecco, non, chiaro, ci sto dentro. Ecco, quindi... Però l'impresa ha goduto in realtà perché ha preso lei i soldi. Mi fermo, lì è materia tua. Ha preso lei i soldi, quindi tua. Quello che è dentro. Ah, ecco, quindi viene anche... ventolone. Perfetto. Esatto, okay. Perché lei che ha goduto... Ecco, mi sfuggiva questo... dei prezzi gonfiati, okay, in realtà, okay, okay, anche se gli asseverati un soggetto terzo. È lì che ci può stare il fatto che l'impresa fosse connivente con... Okay. Commistione tra tutti. È proprio così. Mentre sui lavori fatti male, chiaramente ne risponde. Quello vale comunque il codice civile, esatto, i vizi vengono contestati, o si ripristina la situazione, si mettono a posto, oppure gli si fa sì, causa. Indipendentemente dai bonus, perché cioè, magari non è l'agenzia, ma è il condominio, il privato che non è contento del lavoro e quindi intraprende un'azione. Ecco, quindi, assolutamente sì. Direi, visto che avete capito che il tema è, insomma, molto attuale, ma anche di difficile, insomma,
incastro spesso, soprattutto se si lascia qualcosa per strada, ci sono le vostre domande. 392-022-8020. Noi cerchiamo di non tradirvi, naturalmente rispondere a tutti è davvero complicato, però io inizierei da un tema particolare con le vostre domande. Il numero lo vedete qua sotto di me, io ve lo ridico: 392-022-8020. Ci scrivete un WhatsApp e noi vi rispondiamo, se non in questa, nella prossima puntata. Cairoli, arriva una domanda da un bed and breakfast extraalberghiero e chiede, giustamente, dice: l'anno scorso non abbiamo avuto indennizi, giustamente, mette tra parentesi, e si riferisce insomma ai ristori, no? Okay. I cosiddetti ristori, perché paragonati a privati, ma non potevamo accedere al super bonus perché operatori turistici paragonati ad alberghi. Quest'anno non rientriamo invece nella possibilità di avere dei bonus perché non siamo alberghi. Adesso gli alberghi che non erano compresi prima nel bonus adesso sono compresi, ma loro non sono più in quella categoria. Ecco, e mi chiede: come posso io accedere a un bonus per il mio B&B, il mio bed and breakfast? A questo punto, insomma, credo la risposta sia quella. Ma io penso, adesso è più una risposta fiscale, però letta così e capita così, penso, al di là dell'indennizzo ristori, che non è chiaramente mia materia, cioè, quindi, però il bonus lo vai ad attivare sulla struttura, cioè sull'immobile, quindi bisogna capire che categoria catastale. Ah, perché poi l'attività va bene, è classificata, io porto l'esempio del bonus 90, intere palazzine dove ci sono magari delle abitazioni anche, però ci sono uffici di commercialisti piuttosto che di notai, possono tranquillamente aderire, cioè non è l'attività che fai dentro che comanda o meno, certo, se puoi aderire al bonus, ma è la destinazione catastale, quindi bisogna capire se poi un bed and breakfast magari bisogna capire se in un condominio, allora se in un condominio bisogna capire se ci sono maggioranza di alloggi, negozi, attività commerciali, ecco, oppure se invece può essere una cascina o una casa indipendente, una villetta, però bisogna capire, ripeto, a mio avviso che destinazione ha, quindi magari approfondiamo anche col fiscalista, però sicuramente comanda che destinazione ha. Mi chiedono anche: che bonus fa per me? Vorrei rifare completamente il pavimento, riscaldamento, tetto e fotovoltaico. Beh, sisma bonus, ecco, bonus 110, dove può rifare tutta la parte impiantistica e soprattutto anche l'intervento al tetto, con il rifacimento completo, con dei rinforzi strutturali e relativa coibentazione. Ricordo che per l'attività, o meglio per beneficiare del sisma bonus, l'immobile deve essere in un comune, in un paese che ha una determinata zona diciamo territoriale antisismica, certo, ecco, deve essere riconosciuta, perché abbiamo dei paesi ad alto rischio sismico e quindi sono ammessi gli interventi migliorativi da un punto di vista sismico, altri che invece non lo sono e quindi non hanno diritto ad avere il sisma bonus, ecco. Per il fotovoltaico ancora una: è necessario rifare tutta la tracciatura con tubazioni negli alloggi? Beh, è una domanda un po' piuttosto generica, ogni caso va visto e studiato, però sicuramente un professionista incaricato che fa un progetto a 360 gradi è in grado di, ecco, così su due piedi, è come dire: rifaccio un bagno però voglio magari mantenere, certo, le tubazioni vecchie, no? È un po', ecco, non vogliamo, proprio per quello che si diceva prima, noi diamo delle informazioni più che altro, cioè, di indirizzo, però poi ogni caso va visto e studiato, e quindi ci sono validi professionisti a cui vi dovete rivolgere. Avvocato Pisani, prima di chiudere, voglio fare una domanda. Visto quello che sta succedendo, e magari lei se ne occupa anche marginalmente, no, nell'ambito del suo lavoro relativo ai bonus, è in arrivo nel prossimo futuro tanto lavoro per gli avvocati? Da una parte lo spero, sinceramente. Da una parte si teme che sia così. Dall'altra parte, vista la grave crisi che vedo qua intorno, penso che il lavoro sarà un problema un po' per tutti. Sinceramente. Certo. Allora, staremo a vedere, caro Cairoli, vedremo un po' come va, perché abbiamo avanti comunque ancora anni,
insomma, in cui parleremo del bonus e magari di sue relative modifiche. È una, cioè, dopo anni bui l'edilizia ha visto veramente, no? Speriamo solo che sia, cioè, che non, un'opportunità così non la prendiamo a calci. Per ora la crescita c'è? Reale? Non voglio, preferisco non rispondere. C'è quella virtuale. Mi avvalgo della facoltà. Virtuale. Vabbè, perlomeno, insomma, questi bonus, avvocato, ma questo esula dalle sue competenze, solo così migliorerà insomma, l'ambiente. Perché poi nasce con questo. Cioè, questo è poi girando concetto. Per Torino si vedono solo impalcature. Esatto. Vuol dire che speriamo che vengano portate a termine nel migliore dei modi. Sì. Ecco, tutte esatto. Qua. Grazie, avvocato Pisani, per essere stato con noi. Grazie a lei per l'invito. Grazie, grazie Cairoli. Buonasera a tutti, grazie a voi. Grazie a voi per aver seguito 110 Lab. Mi raccomando, 392-02-8020. Continuate a scriverci, noi vi rispondiamo. Grazie per averci seguito.